Ragazzi, prima che inizi il video, vi voglio ricordare di partecipare al contest che trovate sulla home del canale. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, partecipate, che è molto semplice e potete vincere un action figure dell'avanguardia. Detto questo, buona visione. E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a parlare della città sognante. Ieri infatti sul canale di Destiny è uscito un video riguardante appunto la città sognante che ci esponeva alcuni aspetti di questo luogo misterioso. Innanzitutto vediamo il ritorno di Petra Venge. Lei stessa ci dice che questo luogo è un luogo sacro e che gli estranei non possono entrare. Ovviamente per estranei si intende persone che non sono insonni. Nel corso del video vediamo poi tantissime ambientazioni differenti che ci confermano che questa città sognante sarà esplorabile quasi quanto un semplice pianeta, tanto che in una scena si vede anche una cassa di un settore perduto. La cosa però si fa interessante verso la metà del video in cui compare un essere particolare. Sto parlando di quella sorta di maiarda con una benda sugli occhi. Quella, per chi non lo sapesse, è una tecnide, ovvero una delle consigliere della regina degli insonni che abbiamo visto nella sequenza iniziale dei tre corrotti. La particolarità però che affligge questa tecnide è appunto la corruzione. Come possiamo vedere, presenta alcune caratteristiche tipiche dei corrotti, come per esempio le braccia di un colore molto più chiaro e il fatto che fluttui proprio come una maiarda. Nel corso del video questo non è l'unico essere corrotto che ci si presenta all'interno della città sognante. In una scena vediamo addirittura la torre principale circondata da piaghe corrotte. E l'elemento che ci ha, diciamo, esaltato di più è la voce di Eris Morn, che dice di voler estirpare tutto il male che ha invaso la città sognante. Con questa meta esclusivamente da Endgame, quindi rivedremo il ritorno di Eris Morn, che si pensava non avremmo visto prima dell'apparizione di Savathun. Nella città sognante, come vediamo anche verso la fine del video, potremo svolgere il grande raid di questa grande espansione. E dovremo affrontare un essere enorme, che si nasconde appunto nel cuore della città e che in qualche modo ha a che fare con la corruzione. Quindi essenzialmente siamo arrivati al punto di questo video. A parere nostro ci sono due teorie possibili su chi possa essere questo essere che si trova appunto all'interno della città. Innanzitutto la spiegazione della presenza delle tecnidi è molto semplice. Probabilmente queste sono state corrotte durante l'esplosione che abbiamo visto nella sequenza iniziale del Re dei Corrotti. E non sappiamo per quale motivo sono tornate nel loro luogo di origine, che per chi non lo sapesse la città sognante è appunto il luogo di origine degli insonni. Se quindi però le tecnidi sono state corrotte, ma la Sov che fine ha fatto? Una delle due teorie è appunto quella secondo la quale il boss di questa grande incursione sarà appunto Mara Sov, ovviamente in una veste corrotta. In questo caso la scomparsa di Eris verrebbe spiegata nella sequenza finale del Re dei Corrotti. Come ormai ne abbiamo discusso in parecchi video, nella cinematica che conclude il Re dei Corrotti vediamo Eris Morn parlare ad un cristallo rivolgendosi come mia regina. Le teorie erano due, che si rivolgesse a Mara Sov, anche se Eris è umana quindi non so per quale motivo dovrebbe chiamare Mara Sov mia regina, e l'altra è che si rivolgesse a Savathun, quindi tradendo i guardiani e alleandosi con l'alveare. Come abbiamo visto però in Destiny 2, precisamente nell'assalto del canto di Savathun, i cristalli hanno un ruolo importante nella società dell'alveare. Quindi, sempre riallacciandoci alla teoria di prima, la scomparsa di Eris potrebbe, secondo noi, essere causata dal fatto che la regina Mara Sov è stata, diciamo, cristallizzata da Oryx, che quindi il cristallo appunto presente nella sua spada fosse la regina stessa, e che quindi Eris Morn si sia presa, diciamo, questa lunga pausa per cercare di far tornare indietro la regina Mara Sov. Magari, non sappiamo in quale modo, è riuscita a farla tornare indietro ma sbagliando qualcosa, oppure è stata influenzata dai corrotti. Non conosciamo bene le dinamiche precise, però appunto secondo questa teoria il boss sarebbe Mara Sov. L'unica cosa che, diciamo, ci fa storcere il naso è che Petra Venge ci dice che all'interno del cuore della città è presente una creatura enorme. Mara Sov è un insonne, non è che sia particolarmente grande. La seconda teoria invece è che il boss dell'incursione sia proprio Savathun stessa, quindi la regina dei corrotti. Sinceramente questo ruolo lo vediamo un po' riduttivo per un essere così potente, in quanto per il fratello Oryx è stata dedicata un'espansione intera. E in caso Savathun fosse il boss di questa incursione, la domanda sorge spontanea: Mara Sov che fine ha fatto? Quindi ragazzi, le informazioni che abbiamo al momento su questa città sognante sono poche e le teorie sono un po' azzardate. Ovviamente qua sotto nei commenti scriveteci se siete d'accordo, se invece avete teorie vostre completamente differenti o magari anche simili.
Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gao.